Grazie Eccellenza. Beh, non so in che stato d'animo sono in questo momento su questo argomento, perché sono stato citato dal capogruppo Mazza, quale unico soggetto che ha chiesto una condivisione, ma lo ringrazio per questo, glielo devo, come devo a tutti forse il fatto di essere stato ingenuo. Io ho cercato, siccome, parliamoci chiaro, questo comma è stato portato in aula diversi mesi fa, io temevo, come si è evidenziato oggi, e giuro che non ho fatto il copia e incolla con Giovanni Loffermini, ma anch'io mi sono scritto gli orari, me li sono scritti proprio perché avevo timore che si fosse e che si palesasse quello che è accaduto oggi. Dunque, alla fine della scorsa sessione consigliare mi sono avvicinato al capogruppo Luigi Mazza chiedendogli che tutta l'intera aula, tutti i corpi politici, tutti i partiti politici, tutti i movimenti si incontrassero fra la pausa dei lavori consigliari, quindi la scorsa e questa, in modo tale per poter arrivare oggi ad avere un progetto condiviso che aveva posto giustamente il comitato promotore, di cui sono modestamente uno che ha firmato, sono un firmatario di quella richiesta del comitato, quindi non sono parte in causa per il semplice fatto che io credo fortemente nello strumento referendario. Il timore che mi ha portato a parlare col capogruppo Mazza era appunto quello che si è palesato oggi. Durante tutta la scorsa settimana, devo essere onesto, ho sempre ricevuto comunque risposta da parte di membri della maggioranza in quell'ottica del cloud che citava il consigliere Podeschi, con gli sms ci siamo sentiti, ci siamo telefonati e ci siamo chiamati col telefono, telefonati è stato brutto. Però purtroppo questo incontro non c'è stato e si è ravvisato quello che temevo. Quindi probabilmente in maniera del tutto ingenua ho chiesto in maniera informale a tutti quanti di trovare un punto di contatto per poter arrivare a oggi ad avere una visione d'insieme sull'argomento che ritengo assolutamente importante, che non c'è stata. Non c'è stata perché comunque, e io qui non do colpe né a maggioranza né a opposizione, io guardo come al solito l'intera aula consigliare. L'intera aula consigliare non si è dato la tempistica e la volontà di incontrarsi fuori da quest'aula consigliare per trovare un punto in comune su tre particolari soggetti che vanno a comporre la richiesta del comitato. Non c'è stata la volontà, non c'è stato il tempo, io non lo so. So solo che in quest'aula più volte viene citata la condivisione su qualsiasi cosa, la condivisione da parte della maggioranza e da parte dell'opposizione non c'è stata. Quindi mi ritengo un ingenuo, probabilmente lo sono, però sono uno che non è fesso, la prossima volta farò una richiesta scritta per tutti quanti, perché non è possibile utilizzare quest'aula per scopi meramente politici, quando in realtà lo strumento referendario è una volontà che i cittadini richiedono all'aula consigliare di poter attuare. E se ci guardiamo negli occhi, nella palla degli occhi, tutto quello che ci è stato detto, come ha detto giustamente Giovanni, alle 15:30 oggi, con il regolamento, già con l'emendamento della legge, presentatoci lì, fatoci vedere lì, ma non articolandolo o studiandolo, ci è stato propinato una cosa su cui ritengo che tutta l'aula doveva assolutamente essere presente alle 15:30 e alle 16:40, scusate, alle 17:25 io ho avuto il testo. Maggioranza, opposizione, poco importa. Questo è il modo di operare che io non accetto da un'aula consigliare. Non lo accetto e non lo accetterò mai, essendo opposizione o maggioranza. Non va bene.
non va bene, perché qui si sperperano e si utilizzano termini di condivisione sui massimi sistemi, poi sulle cose importanti non c'è condivisione, non c'è la volontà da parte di tutti quanti di condividere una cosa che interessa la nazione. Il quorum, il punto focale, il quorum, il punto focale per il referendum è il quorum. Non guardiamoci, guardiamoci negli occhi, lo sappiamo benissimo che il quorum è un vincolo, è un vincolo. Io ricordo nel 2007, e il mio collega Roberto Ciavatta era uno del comitato, ricordo la campagna denigratoria su un referendum attuato dalle associazioni sindacali, in cui non si diceva non andate a votate no, andate a votare ma votate no. Si diceva di non andare a votare. Io questa cosa umanamente non la posso ancora concepire. Poi riempiamo la bocca di termini come eh no, il referendum ha un costo, eh no, il referendum è la volontà di demonizzare l'operato della maggioranza. Il referendum, per come è stato utilizzato nella storia, e come diceva il filosofo Rousseau, può essere, è un'applicazione di una democrazia diretta che si può applicare benissimo nelle piccole comunità. Nelle piccole comunità, noi siamo di fatto una piccola comunità e si può fare con lo strumento di democrazia diretta che già nell'antica Grecia facevano, già nell'antica Atene facevano. Non nascondiamoci dietro un dito, non ci dobbiamo inventare assolutamente niente, nulla. Però gli interessi, affinché un certo tipo di referendum non passi, è evidentemente bipartisan, interessa un po' a tutti, perché ritengo da cittadino che la volontà di manifestare e di proporre un referendum alla cittadinanza, e noi nel nostro programma come Movimento Rete abbiamo la richiesta di referendum per tutto quello che riguarda l'impatto ambientale e territoriale, ritengo che quello strumento sia, uno, assieme alle elezioni, la cosa maggiormente importante che possa distinguere una nazione dall'altra. Siamo un piccolo Stato, ripeto, non ci dobbiamo inventare nulla, nulla. E guardiamoci negli occhi. Perché è stato chiesto di abbassare il quorum? Perché l'incidenza che hanno i votanti esteri va a farlo quel quorum. Quindi su argomenti importanti, e questo non è attaccare chi non abita San Marino, però su argomenti importanti che riguardano San Marino, il quorum va a incidere anche con la fetta di popolazione che non abita nei nostri territori. Allora, io trovo veramente sgarbato, uno, ripeto, il comportamento che si è tenuto da più di un mese a questa parte sull'argomento, e due, le manifestazioni di chi un anno e mezzo fa, parlo della parte del partito del PSD, si spese con parole importanti sull'abbattimento del quorum, perché ripeto, l'abbattimento del quorum potrebbe essere una valorizzazione della cittadinanza. Noi la cittadinanza, purtroppo, e qui mi metto fra tutti quanti i 60 e 70 come segretari di Stato, l'andiamo a cercare, come dicevamo sempre in campagna elettorale, solo ogni 5 anni. Il cittadino ha il diritto di poter incidere tramite uno strumento di democrazia diretta adesso, non con la vecchia legge. La nuova legge ha dei miglioramenti, è inutile negarlo, ha dei miglioramenti, ma tutto si giocava, e io credo che le tempistiche che si sono allungate siano appunto dovute al quorum. Vi sono, ripeto, sono cose che poi abbiamo visto oggi pomeriggio per la prima volta.
Non è retroattivo. Questa legge che andremo a fare, come è stato detto da qualche mio collega, non è retroattivo. Quindi tutti i nuovi referendum avranno questa legge che si andrà a emendare. Vabbè, il quorum al 25%, che corrispondono a 7.500 votanti favorevoli, credo. Mi sembra di aver capito così. I notai, beh, i notai, il comitato aveva chiesto, per ovvie ragioni, di opportunità e soprattutto di poca presenza dei notai durante la raccolta delle firme, che venissero quantomeno non resi obbligatori, e rimangono obbligatori, ma si è trovato ancora il modo, no, di cercare di fare una mediazione. Quindi ci sono, oltre ai notai, ci sono i capitani di Castello, quindi si potranno raccogliere le firme direttamente in giunta. Poi però non sono obbligati. Cioè, la cosa che mi colpisce sono le 60 persone, poi magari, visto che c'è stata un'apertura sul fatto di poter comunque dialogare su questa cosa, 60 persone che devono firmare affinché il referendum arrivi davanti al Collegio dei Garanti. Prima erano 3, adesso 60 persone a San Marino. Io credo che questo non è un grande vincolo, secondo me, perché comunque 60 persone, secondo me, si possono anche trovare su argomenti di importanza strategica. Però c'è un però, cioè da 3 passare a 60 ne passa un bel po'. Come sono previste eventualmente 15 persone per il comitato contrario. Visto come si sono svolti gli ultimi referendum e visto come anche apparati dello Stato istituzionali mandarono a casa delle cartoline dove dicevano di votare no fondamentalmente, io credo che possa essere anche una cosa ottimale. Però ribadisco la mia assoluta contrarietà alla metodologia che si è usata da un mese a questa parte. Io in questo caso, visto che sono stato citato, non voglio le bandiere, non me ne faccio niente delle bandiere, di essere stato quello che è andato dal capogruppo della maggioranza a chiedergli un incontro. Io l'ho fatto esclusivamente in maniera formale per non arrivare ad oggi a questa situazione. Questa situazione che di fatto dimostra che la condivisione, il concetto di condivisione, il concetto di mettersi tutti in gioco, non è assolutamente uguale per tutti. Ognuno tira l'acqua su un mulino. Lo strumento referendario deve avere il rispetto, perché è anche da quello che una cittadinanza si contraddistingue, il volerla coinvolgere la cittadinanza nelle richieste, anche perché, se non erro, il quesito referendario può essere fatto proprio da parte del Consiglio Grande Generale, quindi si evita anche di andare a fare quello che molti dicono, tacciandolo in maniera un po' bigotta, di essere uno strumento costoso. Lo strumento del referendum bistrattato, messo in date improponibili, perché si vuole fare, negli anni precedenti è capitato, si vogliono far fare le votazioni a referendum in date improponibili. È stata bocciata qui un'istanza dove chiedeva un election day, un giorno nell'anno, il 25 di marzo, dove si facevano i referendum. Io credo che di fronte allo sperperio generale che c'è a San Marino su tutti i campi, credo che nascondersi dietro al dito dicendo che lo strumento referendario è qualcosa di costoso sia quanto di più squallido ci possa dire ai microfoni di un aereo consigliare. È la cosa più squallida, perché quando serve la cittadinanza l'andiamo a chiamare e l'andiamo anche a cercare. Quando è la cittadinanza che pone dei quesiti più o meno legittimi, ce ne sbattiamo. Quindi, in conclusione di tutto questo, ero partito abbastanza calmo, sono più arrabbiato di prima, perché ripeto, non è il modo di fare politica questo, non è la mia politica, non è la nostra politica questa. La nostra politica è altro, che guarda al di là degli schieramenti politici.
Quindi ognuno si prenda le proprie responsabilità. Mi reserva rapidamente per la conclusione, grazie. Grazie eccellenza, scusi, chiudo subito. Dicevo, ognuno si prenda le proprie responsabilità, si incomincia a guardare intorno e faccia quello per cui la popolazione lo ha delegato, faccia politica. Grazie consigliere Zeffa.